Sono stati presentati quest'oggi nella scuola elementare di Puos d'Alpago i 5 progetti su 72 che hanno partecipato all'ultima fase del concorso di progettazione per la riorganizzazione del plesso scolastico e realizzazione della nuova scuola. Il bando era suddiviso in due momenti, un primo momento dell'idea e un secondo momento nel quale sono stati selezionati i 5 ritenuti più meritevoli per avere una puntualizzazione su quella che è la realizzazione dello primo step. Primo step che prevede la realizzazione della nuova scuola media all'interno di questo distretto, di questo ambito, il cui costo sarà intorno ai 3 milioni, di questi 1 milione e 8 arriverà da un contributo statale e il resto, perlomeno per questo momento, verrà sostenuto dal Comune Alpago. I lavori partiranno nel corso di quest'anno perché questo prevede, questa è la tempistica prevista dal bando emesso dallo Stato per il contributo di 1,8 milioni. Soddisfazione da parte della Fondazione Architettura Belluno Dolomiti per l'indizione di un concorso aperto e non l'assegnazione diretta dell'incarico. La Fondazione Architettura Belluno Dolomiti sostiene questo tipo di approccio al problema della progettazione attraverso il bando di concorso perché risulta assolutamente democratico e anche favorisce la formulazione di diverse idee progettuali. Nello specifico, questo concorso che abbiamo premiato con tutta la giuria ha nelle sue peculiarità un assetto dell'area omogeneo tra vari edifici molto diversi tra loro e un'ottima organizzazione dello spazio didattico al suo interno. I giovani vincitori del concorso spiegano l'idea alla base dell'elaborato. La base del nostro progetto è stata la ricerca di una metodologia scolastica che fosse innovativa, quindi un edificio che rispondesse a diverse ipotesi di strutture didattiche e quindi anche a diverse possibilità per il futuro. Pertanto abbiamo cercato di strutturare un edificio che fosse in alcune parti molto rigido e organizzato per la didattica frontale, ma anche in alcune parti molto flessibile ed utile e quindi in qualche modo adattabile a diverse esigenze sia degli insegnanti che degli alunni. I 5 progetti finalisti saranno in mostra nel municipio di Pieve d'Alpago da sabato 16 a giovedì 28 febbraio.